Buongiorno, oggi con questo video vediamo come poter inserire un ordine all'interno della TWS Trader Workstation di Interactive Broker in funzionalità Mosaico. Negli ultimi video abbiamo visto le caratteristiche principali della piattaforma e come poter ricercare il simbolo che più ci interessa, lo strumento che più ci interessa. Io farò vedere la possibilità di inserire un ordine, ok, nel modo più semplice possibile. Di solito tutte le piattaforme, soprattutto di banche e italiane con le quali siamo abituati ad operare, hanno il classico book a 5 o 20 livelli in base alla profondità. Interactive Broker mette a disposizione una funzionalità più smart, più semplice e più innovativa, cioè quella che si chiama finestra di inserimento ordini. È questa qui che vi evidenzio. Vedete, in base allo strumento che voi selezionate, ok? Lei cambia, se per caso non è linkato al cambio, non dovete far altro che selezionare, trascinarlo dentro e comunque cambia con il drag and drop. Vedete? Diciamo di voler inserire un ordine sul titolo Intesa San Paolo quotato a Milano, BVME, Borsa Valori Milano Exchange. Vado a selezionare come prima cosa se è un acquisto o una vendita. Vedete? Faccio un acquisto, la finestra si trasforma, si colora di azzurro, di blu scuro. Vado a selezionarmi la quantità dal menu contestuale con un semplice clic nella casella quantità, oppure posso andare a cliccare e digitare sostanzialmente la mia quantità che voglio, quindi non 100 ma 5, e con un invio confermo. Scelgo il tipo di prezzo, ok? Ho tutta questa possibilità qui, ma questi li vedremo in un secondo momento. Vi dico solo le prime tre caratteristiche che sono le più comuni: ho un prezzo limite, cioè compra al massimo spendendo questo prezzo qui, ho un prezzo market, quindi entra subito a mercato al prezzo che batte il titolo in quel momento, oppure un prezzo stop, attivami l'ordine se il titolo farà quel prezzo, ok? E poi devo scegliere, quindi facciamo un limite quindi tradizionale, e poi devo scegliere il prezzo. Vedete, qui ho la possibilità di fare sostanzialmente di scegliere il prezzo che voglio. Lui mi indica il bid ask. In questo momento siamo su un titolo molto liquido, quindi non abbiamo gradini di book vuoti, non abbiamo spread, ok? Ma solo quello regolamentato del 0,5 di incremento tick. Oppure posso andare sul mid, sull'ask, ok? Oppure posso decidere una percentuale dello spread più o meno tick, ma questo lo vediamo dopo in un altro video. Qui vediamo ad esempio come poter mettere un ordine. Ad esempio, facciamo con la rotellina del mouse, ci spostiamo, oppure se vogliamo possiamo modificare andando ad esempio a mettere 2, ok? Clicchiamo sulla validità. Qui abbiamo delle funzionalità avanzate che vediamo in un altro video. E una volta che ho fatto così, vado a digitare invia e lui automaticamente mi dice: guarda che stai inserendo 5 azioni a 2 euro di prezzo, quindi 5 a 2 per un controvalore di 10 euro con la commissione che vai a spendere, il totale dell'investimento è 14 euro. Se ci interessa e vogliamo trasmetterlo a mercato, andiamo a cliccare su trasmetti e l'ordine è a mercato. Vedete, trasmetti. Noi abbiamo messo di qua ordine, vediamo, abbiamo un ordine di acquisto a 2, vedete, su Intesa San Paolo e automaticamente se andiamo a zoomare sul nostro grafico, eccolo qua, vedete, buy limit 2 e abbiamo sul chart la riga per il chart trading, vedete, a posto. Al prossimo video vediamo ulteriori funzionalità.